Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi episodio speciale che comunque verrà rilasciato più avanti per quanto riguarda la nostra guida e playthrough per quanto riguarda Nier Replicant. Oggi vi faccio vedere come funziona. Esatto. Quindi non potremo salvare fino a battaglia completata perché ogni porta avrà praticamente una sorta di stage. Questo è il mondo dell'involucro riciclato, creato per impedire la completa distruzione. Ovviamente è fatto appositamente, no? E notate che è praticamente una sorta di. È una sorta di time attack o proprio una forma arcade. Con anche le ostre mixate, tra l'altro. Sentite, questa è la host di Emil remixata. E si avanza. Ecco qua. Sentite? È il remix praticamente della host di Emil. Che bella, mamma mia. Cioè, la cosa buffa è che sta host mi fa piangere anche dalla versione remixata, è incredibile. Cioè, mi fa piangere anche il remix. Ecco, perché se riesco a pariarli. Io con il counter li riesco a shottare tutti. Ecco qua. Siamo arrivati. Siamo arrivati alla parte finale. Però prima mi sa che è meglio eliminare tutti i minion. Ok, e ora ci possiamo concentrare qua sul nostro amico Fritz. Allora, facciamo attenzione perché diciamo che il problema principale è che se tecnicamente muoriamo dobbiamo rifare tutto da capo. E in alcune situazioni può essere estremamente palloso. Però diciamo che con l'equipaggiamento che abbiamo e tutto il resto non dovremmo avere problemi. Non dovremmo avere assolutamente problemi, è molto facile. Ecco, la necrografia, un destino perduto, un libro bianco, una falsa verità. A te.
Qui ci sono delle verità scomode. Qui tra l'altro siamo nella villa di Emil. Tra l'altro ci sono tutte le versioni remixate o tutte le versioni della, diciamo, del gioco originale di Nier Gestalt. Quindi fighissima questa cosa. Allora, loro si potrebbero ammazzare anche, diciamo, nella maniera normale. Ma così è molto più veloce. È decisamente più veloce così. Diciamo che qui stiamo andando molto velocemente perché abbiamo equipaggiamento forte. Cioè abbiamo un'arma già a livello 4 praticamente. Porca miseria. Ok, e anche questa fase è andata. Vedete, ci sono diverse fasi che bisogna superare per poi scontrarsi con quella finale e vincere la ricompensa dell'apportone. Soldati di sale che invocano la morte bianca. Il loro nome è Legione. I soldati... questo è ciò che vi dissi praticamente all'inizio. Se ci fate caso, no? La clorurazione che ha praticamente piegato il genere umano. Guarda proprio lì, one shot. Proprio sono super equipaggiato. No, no, questa è la musica dello Shadow Lord. Tra l'altro remixata anche questa. Sono belle queste versioni remixate, mamma mia. Manco me le ricordavo, sinceramente. Na 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 na. Oh, ho tenuto la spada da una mano a braccio dello stolto. Vedete, anche questa è un'arma che ovviamente bisogna ottenere, ma ce n'è un'altra, c'è anche una spada a due mani e anche la lancia da ottenere, che si trovano ovviamente nei corrispettivi portoni. Il corpo del drago ha portato la morte nel mondo, accordiamogli il potere della magia. Questo è un riferimento a Drakengard. Questo è il riferimento al finale di Drakengard. Il drago che ha praticamente portato la morte. Non so se si vedrà scurissimo, perché effettivamente qua si vede scuro, ma spero che si veda meno scuro rispetto a come lo vedo io. Questa, se non sbaglio, era proprio di Gestalt, questa host. Eccoci qua. Il nostro vecchio amico.
che tra l'altro è anche molto resistente. Allora, io ho paura che mi possa shottare con questi attacchi di merda, quindi... Allora, in teoria il trucchetto qui era stare alle spalle. E non dovremmo avere grossi problemi. Tranne il fatto che comunque è un po' resistente, quindi... Ok. Perfetto. Questa invece è Bluebird remixata. Che belle, mamma mia. Sono fomentatissime queste canzoni. La malattia oscura macchia il futuro. Il viaggio per tornare a recipienti senza anima. Ecco, qui siamo addirittura a scorrimento verticale. Questi fortunatamente col metodo che vi ho detto io si riescono a shottare praticamente. Eccala. Cominciamo a cadere. Ah, è infame, m'ha preso. Tanto qua me le droppano le erbe a tempesta, quindi. Si potrebbero anche far cadere nella sabbia, se non ricordo male, loro. Vorrei dire una cagata, ma... Ricordatevi di fare sempre la doppia animazione... Guarda quanto sono resistenti questi. No, da qua non si faceva entrare. Perché era tutta zona verticale questa. Questa è la host di Emil. Mamma che bella. Oh, è incredibile, io piango anche con la versione remixata. Ma perché io sono legato alla host per quello che rappresenta. Ecco qua. Esatto, si potevano far cadere nella sabbia. No, porca miseria. Lo sapevo che lì mi spuntava il bastardo, infatti lo volevo impalare prima che mi... Fanculo. Esatto, perché si può fare così. C'è la zona di platforming. E qui, oh porca. Ma no, ho appariato. Esatto, questo si sconfigge così. Si sta alle spalle.
si parria e si countera. Easy. Quando fa questo attacco si ci schiva per evitare il... per evitare l'onda d'urto, che in teoria non dovrebbe colpire, perché la dovrebbe fare solo in avanti. Però, siccome il gioco delle volte fa queste cagate, siccome delle volte fa delle cagate, noi evitiamo. Hai ottenuto l'abbigliamento Kabuki. Perché se vi ricordate bene, quando si completa tutta tutto il portone, quando si completa tutta la sfida, si ottiene praticamente anche un vestito alternativo per i nostri personaggi. Quindi abbiamo completato la prima prova, la prima porta, però vedete, adesso ne è apparsa un'altra. C'è la seconda. Quindi era semplicemente per farvi vedere come funziona questo, diciamo quest'arcade mode, chiamiamola così, dove man mano che andremo avanti si incontreranno sempre nemici più tosti e anche più difficili da uccidere. Quindi sarà importante livellare, sarà importante anche ovviamente massimizzare l'equipaggiamento, però io volevo soltanto farvi vedere come funzionava. Per il resto lo farò io per conto mio, anche perché dovremmo prendere le armi e anche i costumi, e vi farò vedere poi infine qual è il risultato finale. Detto ciò, non c'è altro da aggiungere. E io vi aspetto con la prossima puntata. Bye bye!